Cosa serve allora? Cos'è? Un bug? Cos'è? Come se non avessi su le briglie. Che cosa vuol dire? Adesso io voglio fare una cosa, una prova. Vado. Il cavallo è là, vado qua. Vediamo. Vado comunque qua. Però mi allontano dallo stallaggio. Perché non vorrei che vada stallaggio a stallaggio, tipo, no? Nel raggio dello stallaggio, però se fosse così allora dovessi specificarlo. Adesso ci allontaniamo dallo stallaggio un po' e lo chiamiamo. Poi ci avviciniamo allo stallaggio in caso e lo chiamiamo. Stallaggio lì giù, sono sbagliato. Io pensavo di aver trovato la soluzione definitiva, invece no, ma perché fanno... Perché, boh, perché devono rendere scomode le cose così? Cos'è? Sadismo? Cos'è? Zochismo? È un teletrasporto. Io potrei essere sul cucuzzo della montagna e lui dovrebbe venire lì. Dopo che resta lì perché non riusciamo ad abbassare, a scendere, è un altro discorso. E quindi non è questione di distanza, a meno che non siamo sempre nel range dello stallaggio, ma... Credo che questo range sia di 500 metri, non so. Qua non c'è davvero un qualcosa di vicino. Questo come sappiamo, vabbè, no, perché c'è un soffitto, mi sembra, perché sennò facevo il salto, no? Ma ci deve essere un soffitto, una grotta. Sì, non so, quindi non... Perché se no andavamo giù da lì, no? C'è un modo per scorci... per tagliare, non si può. Non ho previsto questa cosa. Ma qua è inutile. Ho qua anch'io in realtà. A proposito, via 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 di qua. Via 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 via. Via via via. La piana innevata, dato c'è da andare qua sopra. Se io faccio questo, dove si via? Dove va? Comunque qua è inutile. Ha pure fatto coperto. L'unico punto di teletrasporto è pure coperto. Ma l'hanno fatto apposta, non so. Però ripeto, sicuramente i giapponesi vedere anche la storia dei JRPG, eccetera. Anzi, questo perché danno l'impressione di essere parecchio masochisti come popolo. In tanti sensi, frustrati, masochisti, non so. Sono cose che... Siamo appena. La temperatura. Allora. Ah. Ok, io sto schiacciando. Allora, quel posto lì. Eccolo là. Eccolo là. Oh, ho messo a creare un attimo.
non è che sia proprio vicino. Perché così saremmo vestiti all'inferno. Camicettina, cioè, sembra una t-shirt con sotto. Aspetta. Mi sembra che mi ho saltato un granché stavolta. Non si mette in orizzontale. Non ho capito cos'è che ha fatto. Mi sembra avesse tu un rumore, ma non vedo nulla. Allora qua. Già, stavo già per rinunciare, ho detto boh. No, ma se facciamo così sparisce. Ah, è mica facile. Cerchiamo tutti. Velocissimi. Qui non si capisce bene l'altezza, niente, quindi. Poi provo, ma. Disabilitano, infatti. Che ti dico, rimangono lì. Costano di più le frecce che. Quello, sì. Ma che siamo atterrando più veloce. Questa cosa è il cavallo.
mi puoi venire a dire che qua c'è un percorso per venire qua, dai. È impossibile, lo si vede già qua. Questo qui è contornato così. Quindi perché l'amo non me lo faceva venire? Sì, per masochismo là non c'è. Per sadismo non vogliono farmi fare. Ma lo vogliono far fare a piedi per forza là? Ma cosa vuol dire? Se non ero un pianeggiante, ma di sì. Oh, bisogna provarci. Un'alce. Non ha senso. Perché giri così? Adesso proviamo qua. Ma cosa? Ma dai! Ma... Ok, adesso che siamo qua. Non c'entrate niente. Dov'è l'arco questo? Cos'era questa cosa dell'albero? L'ho segnato. Cioè, lì è confermato, non c'entrava niente, non so perché non... Cioè, il cavallo se può arrivare qua... È assolutamente sulla cima di una montagna. Perché non può andare là? Adesso siamo qua. La fonte della forza, quello che ci serve, la squama. Questa qual era allora? Adesso non mi ricordo, forse era una delle, dei rito, ci aveva detto, di questo... Dove no? Iniziamo dal basso. Questo non c'entra nulla. Devo trovare le stelle cadenti? No. Alza lo sguardo e segui le rosse stelle cadenti. Ne devi trovare ancora tre. La spada leggendaria, la ricetta, i fossili, la prova dei fulmini, il tesoro di Lambda, la prova del rupigno. Ok, la prova dei Krogo, potere del freddo, corsa alla scatola, disperso nel canyon, la strada per rispetto, segreto di Montemorte. Il cavallo d'ossa. Lo stallaggio delle nevaie. Ti ho chiesto di farle vedere un'immagine famigerato. Giri tra le nevaie di Colbacco. Vabbè. Le belle armi. Questa spada da viandante. Boh. Detta così sembra una cosa base, no? Viandante. Vigor. La casa dei sogni. Quindi, cos'è che, perché avevo segnato questo posto io? Poi qua è pieno di quei cosi ghiacciati da... Là cos'è? Perché ci sia un cratere là. Un cratere o è una... Ah no, aspettate. Non è che qua c'è un'altra fonte, un'altra fonte.
Questo qua mi sa che è quello che esce fuori. Come l'ho detto? Ah. Ghiaccia rocca. Sono stato un po' improduttivo negli ultimi episodi. E qua, ho detto le frecce, ma sono meglio le frecce, sembra me. E se vogliono 800.000 colpi. Molto più efficace la freccia. Ok, quindi sono tutti i Korogu quelli lì. Tutti. E ne abbiamo visti appunto alcuni anche qua. È pronto. Boh, chissà dov'è il santuario. È questo? Comunque questi qua sono Gracharok, questi massi così. Quelli piccoli abbiamo visto che sono dei Korogu. E questo qua mi dà l'impressione di essere un altro santuario congelato. E come si risolvono questi santuari? Esatto. Non è quello che abbiamo già trovato. Assolutamente no. Come si risolvono questi qua? Armi un po' scarse ormai. Non è un santuario. Cosa è? Perché dovremmo liberarlo, scusa? Quindi? Neanche dire che stava difendendo questo tesoro perché tesoro. Vabbè. Quindi dov'è il santuario? Non so. Voilà.
Vediamo di qua. Anche il santuario, no? Ti dico, vai sulla torre e osserva. Ok. Vediamo un attimo dove siamo. Forse aveva menzionato le bandiere. No, ma mi sembra che avesse menzionato l'albero. Tra un po'. Sì, qua siamo a stare giocando a No Man's Sky. Devo grazie all'astronave. Però questa atmosfera molto extraterrestre quasi. E mi ricordo di essere ancora in moto su un passo svizzero. Eccolo. Forse. Boh. Era questa cosa qua delle due bandiere? Un passo svizzero che trovavi un. Allora, la vegetazione era scomparsa praticamente e c'erano tutte rocce che sembravano di stare un po' su Marte, tipo. Sembrava effettivamente un paesaggio non terrestre. Facciamo anche questo e. Boh. Io pensavo di fare. Adesso vediamo dove che siamo. Allora, non posso fare il salto, no? Allora, il muro rosso nascosto? Oh, tecnicamente dobbiamo portare la sfera lì dentro, immagino. Si è aperto qua? Sarebbe il problema. Trentasette, spadone e ghiaccio. Togliere la sfera. Cambia il fatto che noi dobbiamo andare là sopra. Verrebbe da. Allora, prendiamo questo, mettiamolo qua. Thank you.
così. Magari c'è un'altra soluzione che io non ho pensato, ma ha funzionato, voglio dire. Ok, sono tre. No, ha parlato di vera forza, una roba del genere. Cioè, non possiamo usare i cuori aggiuntivi per tirar fuori la spada, sicuramente. Ma sono quelli rossi, non quelli gialli. Perché sennò è un po' facile. Allora, adesso voglio vedere un attimo una cosa. Aspetta. Cioè, ogni tanto esistono delle abitazioni, vabbè, bisogna vedere se c'è anche qualcuno. Baita di Selmi. Non è che stai un po' congelato? Oh. La voce però, dai. Io sono gentile, ciao. Questo. Allora, cosa ci fai qui in montagna? Ah, capisco. Boh, non so cosa ho detto. È venuto a conoscere la sottoscritta, ex campionessa di surf su scudo? Sì, lo sapevo, ma adesso sono in pensione. È passato di tempo da quando mi chiamavo regina della neve. E però per te fa lo stesso, sarò felice di dare un'occhiata alla tua tecnica, d'accordo? Sì, a tua età avevo lo stesso entusiasmo. Tuttavia, io sono un'ex istruttrice professionista, quindi non posso darti lezioni gratuitamente, capisci? Beh, 20 rupi, ok, va bene. Congratulazioni, hai appena superato il tuo primo ostacolo come atleta. Investire sul tuo futuro. Allora andiamo al percorso, seguimi. Dunque, vuoi sapere come funziona? Gradirei. Quindi sei un tipo coscienzioso, non me lo aspettavo. Te lo spiego in parole semplici. Sta tutto nella velocità con cui arrivi in fondo. In altre parole, è una corsa contro il tempo, davvero? Non l'avrei pensato. Sai come fare surf su scudo? No? No. Ho fatto Legolas nel Signore degli Anelli. Alzi lo scudo, poi fai un salto e mentre sei in aria ci attiri sopra. Ah. Non mi interessa se riesci a restarci sopra tutto il tempo o se invece vai così veloce da prendere il volo. Ecco perché c'erano le due bandiere. Scommetto che siamo lì dove c'erano le due bandiere. Allora, che dici iniziare con un percorso semplice, così posso vedere come te la cavi sullo scudo. Vieni giù diritto. E arriverai a un grosso ponte naturale. Quello là forse si intravede. Prova a raggiungerlo. È un percorso che non presenta difficoltà. È un gioco che non hanno più fatto. Wave Race. Quello con le moto d'acqua. Ce l'avevo sul cubo. Poi mi sa che l'ultimo è stato quello sul cubo. C'era Wave Race 64 su Nintendo 64. E c'era Wave Race sul GameCube, ma sul Wii per me non è mai uscito. Ok, ma mi sarà utile per osservare il tuo modo di fare surf. Se la tua tecnica, se dici mi è standard, ti permetterò di passare al prossimo livello. Bene, voglio vedere anche questa cosa qua. Sarebbe stato molto bello se ci fosse pieno di minigiochi così, no? Pronto? Scudo X A. Ah. Devo tenere premuto A. No. X A. Ah. Adesso è più avanti. Ah, ok. Devo capire se questo era il percorso giusto, però. Oh, vediamo. Più o meno. Deve essere questa. Sono tutti venire da lei per sapere questa cosa che potevamo usare in tante altre occasioni. Ma se io salto poi posso finire in paravela? Vediamo. Ecco qua, sì, questo. Stiamo quasi per fermare però. Chissà se ci sono scudi migliori
Per surfare, come dice lui. Che fare snowboarding. Dico io. Ormai non servite a voi. Bene. Bene, torna indietro e vediamo assieme il tuo tempo. Ti teletrasporti, spero. Un minuto 13,82 centesimi CS. Vabbè, ho perso tempo a capire come partire. Non vorrei sembrarti sgarbato, ma devi far pratica. Se vuoi passare al livello successivo, sarà meglio che tu faccia attenzione a ciò che c'è sulla pista. Una volta, un tratto che sembra piatto può rivelarsi piuttosto accidentato. Allora, vuoi provare di nuovo? No. Basta così. Ok, aspetta un attimo. L'altro minigioco invece era da far rotolare, mi sembra, palle di neve. Allora, vediamo un attimo, insegnarlo questa cosa qua. Baita di selmi. Allora, l'altra dov'è che era? Questo? Baita di pondo. Qua ci sono tutti i giocherelloni da questa parte. Solo in montagna. Perché si annoiano, cos'è? Devo andare là. Siamo così vicini. Allora, mettiamo questo. Non capisco perché si è lamentata. Come c'è andato a sacrario? Incredibile. Ovunque tranne che là. Levati. Yeah. Proprio davanti all'albero. No, però. Che non passi? Non voglio perdere il cavallo. Non so dove più carota. Non suona adesso? Ah, si suona, ma non ce lo fa vedere. 360. Quindi questo è un'altra creatura, questo? E mi viene il dubbio che allora forse... Allora anche questo acrario là potevamo farlo così. Adesso non so cosa ci sia qua dietro. Però potrebbe sembrare... Può sembrare che... Aspetta un attimo. Eccolo qua. Però ho anche l'altro sacrario davvero, ma non ho provato, cavolo. No! Allora, vediamo se c'è ancora qualcosa. Ehi. Ehi, ehi. Dobbiamo tornare al nostro villaggio di fiducia, c'è niente da fare. Torniamo là e faccio scorta di... Vendiamo e faccio scorta di... Prova la forza, vediamo. Non ci sono colonne in mezzo. Aglia. Aia. 3000, niente, ok, ammazzaci, dai. Dai. No, questo non è fattibile. Poi non abbiamo più armi, non abbiamo più niente di potente. Niente, un altro sacrario che non possiamo fare. Sempre della forza. Vabbè, comunque rimane segnato, quindi... No, che riprova. Sì, aspetta un attimo, riprova. Però...
Siamo nella stanza prima. Ok, posso direttamente da qui? No. Ah. Metto i tasti uno sopra l'altro. Tra l'altro dov'è che era quello là adesso? Qua? Era questo, mi sa. L'innevato. Vabbè, adesso torniamo a Calbarica, prendiamo le frecce, cuciniamo anche un po', magari. E gioca così. Tanta, 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 tanta esplorazione.